Alpinismo, allora l'alpinismo è andato con la mamma, da piccolino l'alpinismo tra virgolette perché era camminare, le passeggiate, le camminate e poi mi ha sempre un po' incuriosito andare un po' oltre, diciamo che poteva essere qualcosa un po' oltre la camminata, era forse il ghiaccio, vedere il ghiaccio, forse quello è il primo approccio. E poi la roccia, poi successivamente la roccia, che è quello che poi mi ha dato di più come soddisfazioni. Adesso all'età che ho è proprio una filosofia di vita, fare una cosa che ti piace fare, farla con soddisfazione, col pro e il contro, che sono le fatiche, i sacrifici, però la gioia di vivere la natura. Beh, allora il consiglio, innanzitutto sono sempre un po' geloso di vedere sempre più gente in montagna, appassionata probabilmente come me, che condivide questa passione, un po' mi ingelosisce, no, delle mie montagne così. E quello che consiglierei di non sovravalutarsi e di aspettare i giusti ritmi, i giusti tempi per maturare, perché non bisogna sempre raggiungere prima possibile, più velocemente possibile il proprio obiettivo. Ma si può fare, visto che è proprio un hobby, per gran parte delle persone è un hobby, si può fare così con un po' più di... senza sovravalutarsi. Questo è il più consiglio che potrei dare. Beh, il successo mio potrebbe essere di aver trovato dopo anni il lavoro giusto, che mi piace, è una cosa che reputo importante per tutti, trovare il lavoro che vai a lavorare con felicità, è la cosa più bella di tutte, no? L'esperienza con Bruno è un'esperienza impegnativa. Lui è energico, ti prende tutto il giorno, non ti lascia un momento libero, c'è sempre da inventarsi qualcosa, è sempre pronto per arrampicare, per spiegarti una nuova manovra, è sempre pronto per una nuova via. Il corso con Bruno è un corso veramente completo. Bruno, ho trovato una guida attenta, sempre presente, che mi ha permesso, a me e al mio gruppo, di avere questa grande opportunità di imparare tutte le manovre basi senza però nessun diktat, senza nessun comandamento, ma partendo proprio dalla base, essere sempre in grado con qualsiasi materiale di risolvere qualsiasi situazione. I talked to a friend of mine this year and I asked him for an advice on getting a course here in Italy to learn how to climb, practice my Italian and again visit the Alps, which I love. From that I got introduced to Bruno and I'm here now learning how to climb with him. Sicuramente fare uno sport, non iniziarlo prestissimo, ma iniziarlo a un'età più avanzata è meglio, perché
ti appassiona e continui a progredire, a migliorare per è un gioco senza fine. Se invece probabilmente inizi molto giovane, raggiungi velocemente probabilmente la soglia massima, però poi nel momento in cui c'è un calo delle energie naturali che avvengono, magari è una delusione e smetti. Invece fare sport è importante, fare sport. Con un'età avanzata sono andato in giro con persone di 70-80 anni con ancora una grande motivazione e spero che anch'io ce l'abbia a quell'età lì. È bello vedere le persone che trasmettono la loro passione e il loro entusiasmo. E non sembra un lavoro, ma cioè, proprio sento l'amore che prova per la montagna. L'amore per quello che fa, ed è difficile appunto trovare persone che amano quello che fanno, e per questo cioè, mi piace tantissimo. La mia offerta oggi è che forse se vieni una volta un giorno in montagna con me, cerco di trasmetterti la mia passione per le montagne, più che tutto il resto. Però spero di riuscire a trasmettere questo, la passione per le montagne, per la fatica, anche per la fatica e la roccia.